Buonasera, siamo a Lignano, siamo al centro civico per omaggio a Scerbanenko. Siamo arrivati al secondo appuntamento. Questa sera abbiamo un ospite particolare, una giornalista e scrittrice, Rosa Teruzzi, che viene qui a Lignano a presentare un libro particolare. Sì, grazie agli amici del Messaggero e grazie mille a Cecilia Scerbanenko e a Oscar D'Agostino che mi ospitano in questa occasione. Io parlo del mio libro che è un romanzo giallo ambientato a Milano. Sono tre donne, mamma, nonna e figlia, che vivono in un vecchio casello ferroviario di Milano. È un giallo ed è un giallo alla maniera di Scerbanenko, anche se non è certo del livello di Scerbanenko, cioè un giallo con un po' di passione. È un romanzo tutto al femminile, ci sono tre protagoniste che fanno le detective e vanno a caccia di un mistero da risolvere. Sì, fanno le detective per caso. Io purtroppo per lavoro mi occupo di cronaca nera davvero e conosco investigatori veri. E quindi mi sono divertita a fare indagare delle detective dilettanti, senza tabulati telefonici, senza DNA, senza telecamere di sicurezza. Cercano, in questo romanzo che si chiama La fioraia del Giambellino, cercano il padre di una giovane sposa, di una sposa che non ha mai conosciuto suo padre. E tu sei giornalista, lavori a Mediaset, a programmi anche molto importanti, Quarto Grado, hai fatto Verissimo. Ecco, hai un'esperienza come giornalista proprio di cronaca nera. Cosa hai portato della tua esperienza giornalistica nella scrittura del romanzo giallo? Allora, io ho sempre scritto gialli in tutta la mia vita, da quando ho cominciato a scrivere, perché so scrivere solo gialli. Ho portato, diciamo, tutto quello che ho imparato su come si fa a investigare. Io l'ho data alle mie protagoniste, a Libera, Iole e Vittoria. Non ho portato nessun caso di cronaca vera, perché a me non piace, diciamo così, trasporre nei miei romanzi dei casi di cronaca vera. Le riterrei poco rispettose per le vittime. Per chi ci sta guardando in diretta, alle 9 incontriamo i lettori. Ma con noi c'è anche Cecilia Scerbanenko, che Buonasera. ci racconterà perché ci troviamo in questo luogo particolare. Allora, questa sala è nella biblioteca del Lignano Sabbiadoro, la sala Scerbanenko, e qui abbiamo raccolto un po' dei materiali di mio padre, ma anche degli oggetti. Questa, per esempio, è la sua scrivania di Lignano, che aveva qui nella casa di Lignano Sabbiadoro. Poi ci sono queste foto, alcune delle quali ambientate a Lignano, ma soprattutto c'è l'archivio dei suoi materiali. E, beh, qui ci sono un po' di prime edizioni, nella parte chiusa ci sono i dati, lo scritti, gli appunti, lettere, materiali, I poi ci libri ancora da sono pubblicare. i libri ancora da pubblicare, così, qui ci sono riviste, ma soprattutto ci sono delle rarità che sono dei vecchie riviste degli anni 30 e 40 su cui lui aveva cominciato a pubblicare, e, insieme a delle autrici che poi lo seguiranno, delle colleghe che lo seguiranno per tutta la sua vita lavorativa. Anche tuo papà, ricordiamolo, era giornalista. Era giornalista, è stato giornalista per più di 20 anni, diciamo dal 44, dal 45 comincia a lavorare come direttore, vice direttore di diverse novelle, di diverse riviste, e anche prima comincia proprio pubblicando novelle sui giornali, negli anni 30. Raccontiamo perché Lignano. Ci arrivò in fondo durante un viaggio di lavoro, perché lui andava a vedere i luoghi dove ambientava i suoi romanzi. Alla fine degli anni 50 aveva ambientato una serie di storie lungo la Romea e una volta decise di risalire e continuare per la Romea e arrivò a Lignano, che era appena nata, diciamo, era la fine degli anni 50. E a Lignano ci ha vissuto a lungo e ci ha scritto molti romanzi, li ha ambientati anche a Sì, Lignano. li ambientati qui, Al mare con la ragazza, che è il primo noir, in un certo senso rosa noir, e poi tutti gli altri, e ha vissuto qui praticamente da quando l'ha scoperto nel 58-59 fino alla morte nel 69, tutte le Adesso dirò una cosa che farà un po' arrabbiare qualcuno. estate. Tuo papà è sicuramente più famoso di Hemingway a Lignano. Hemingway, tutto sommato, ci è venuto, ha fatto una passeggiata, ha incontrato qualcuno, Sì. è andato in un bar. Un Tu, tuo bar con padre mio ci ha padre, vissuto a sì. lungo e soprattutto ha scritto dei romanzi che proprio raccontano la Lignano degli anni 60. Sì, beh, però Hemingway, insomma, è questo Certo, lo dicevo grande scherzosamente. scrittore, sì, di fama internazionale, così. E quindi, beh, si vede che era un posto che piaceva agli scrittori, che piace agli scrittori. Vediamo qualche altro oggetto in queste bacheche. Allora, qui abbiamo alcune due delle sue macchine da scrivere.
alcuni dei suoi documenti e poi qua ci sono proprio dei manoscritti del periodo in cui era in Svizzera, in campo profughi, e sono alcuni racconti che lui scrisse a mano su questi quadernetti. C'è la prima edizione di La sabbia non ricorda, un'altra, due rarità, e poi questi sono appunto dei romanzi che lui ha pubblicato quando era giornalista. Cosa c'è ancora da scoprire di tuo papà? Nel frattempo abbiamo aperto anche gli archivi segreti e possiamo ammirare. Credo ci sia da scoprire tutta la sua attività di giornalista. E come ti dicevo, dall'immediato dopoguerra viene riassunto in Rizzoli alla direzione di due riviste, Novella e Bella, e lì c'è tantissimo. Ci sono tutte le storie, le lettere delle lettrici, che poi secondo me è da lì che nasce la sua passione per il giallo, diciamo, per raccontare le storie delle persone. Perché sono delle lettere veramente appassionanti e molte sono dei romanzi rosa noir in nuce. Omaggio a Scerbanenko non è soltanto una serie di incontri con scrittori, ma è anche un premio letterario, sì, che abbiamo avviato già 3 anni fa. Sì. Ricordiamo allora brevemente che è possibile ancora partecipare. Entro il 25 luglio è possibile spedire via mail un racconto che non deve avere più di 10.000 battute. Sì. I racconti, esatto, vincitori saranno pubblicati sul Messaggero Veneto, nelle, certo, pagine dell'inserto Vacanze. E che altro possiamo aggiungere? Beh, poi si vedranno di pubblicarli anche in un volumetto, e che poi della giuria fa parte Pier Giorgio Nicolazzini, che è uno dei più importanti agenti letterari italiani, e un anno aveva anche partecipato Sergio Altieri, che era il traduttore di Trono di Spada, uno dei più grandi scrittori di genere italiani, che purtroppo ci ha lasciati poche settimane fa, sì. Benissimo, allora diamo appuntamento ai nostri lettori anche per il prossimo appuntamento, che sarà invece martedì prossimo. Martedì prossimo, che è il 25, e siamo questa volta all'Hotel Italia alle 18.30 con Bruno Morchio, un giallista genovese che ci parla di fragili identità, fragili verità. Grazie.